il finale di Game of Thrones ha fatto tanto schifo? Perché non ci abbiamo capito niente? Beh, la risposta in realtà è semplice e si trova nei libri. Salve a tutti, io sono Giorgia e questo è A Game of Talks, il canale nato per divulgare la vera storia di George Martin così come scritta nei libri e parlare soprattutto anche delle differenze con la serie e del perché la serie ha effettivamente alla fine dei giochi fatto schifo. Una previsione che chi leggeva i libri aveva fatto già dall'inizio della prima stagione. Se siete curiosi di conoscere la vera storia di George Martin, per favore sedetevi qui con me mentre vi narro le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Bentornati a tutti ragazzi, oggi continuiamo con la lettura de Il Gioco dei Troni, che è il primo libro della saga di A Song of Ice and Fire, in italiano conosciuta come Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Oggi andremo a leggere uno dei miei capitoli preferiti, è un capitolo di Catelyn ed è il capitolo dove assistiamo all'attentato fatto ai danni di un Bran ancora in stato comatoso, di come Catelyn combatterà con le unghie e con i denti per salvare la vita di suo figlio e vediamo per la prima volta come un metalupo può essere effettivamente spaventoso e molto molto aggressivo se fai del male a uno dei suoi, insomma al suo amico, e vedremo anche l'inizio effettivamente della guerra effettiva tra Stark e Lannister. Quindi sedetevi qui con me e cominciamo a leggere il capitolo di Catelyn. Ned and the girls were 8 days gone when Maester Lewin came to her one night in Bran's sick room, carrying a reading lamp on the books of account. "It is past time that we reviewed the figures, my lady," he said. "You'll want to know how much this royal visit cost us." Allora, qui intanto George Martin in un modo molto intelligente ci dà la tempistica di quanto è passato, perché stiamo vedendo, chi non ha visto appunto gli altri capitoli, sono tutti in playlist, ve la metto qua sopra, da che i nostri personaggi hanno cominciato a lasciare Grande Inverno, ovviamente George Martin ci sta dando delle tempistiche con la quale capiamo non solo le distanze, ma anche appunto cosa sta succedendo nel frattempo. Per esempio, nell'ultimo capitolo che abbiamo visto, il capitolo di Tyrion si allarga, diciamo, tra lo spazio di tempo che va da quando Tyrion, Jon e Benjen hanno lasciato Grande Inverno a 18 giorni dopo. Qui si fa un salto indietro nel tempo, perché tutti hanno lasciato Grande Inverno lo stesso giorno, quindi sia Ned che Jon, facciamo questi due gruppetti, hanno lasciato Grande Inverno lo stesso giorno, quindi ora si fa un piccolo salto indietro rispetto a quando è finito l'ultimo capitolo di Tyrion e ritorniamo a 8 giorni dopo la partenza di tutti da Grande Inverno. Le condizioni di Bran ancora non sono cambiate, lui è sempre in stato comatoso e con lui Catelyn sono tantissimi giorni, ormai sono penso più di 3 settimane, che Catelyn non molla la stanza di Bran, ma manco a pagarla. In questo capitolo qui, infatti, veniva detto che Catelyn non mangia, Catelyn non dorme, Catelyn si è fatta portare il vaso da notte dentro la stanza dove sta Bran per non lasciarlo un attimo. È anche l'unica che si occupa appunto di suo figlio, l'unica che lo nutre, quel poco che può ingerire in realtà. Ma qui mi ricollego anche a una cosa che ho detto sempre in questo capitolo, dove parlavo appunto dei doveri di una lady, e infatti Maestro Lewin arriva nella stanza di Bran, la sick room, perché non è proprio la stanza di Bran, ma è diciamo una sorta, non di infermeria, però è una sorta di stanza fatta apposta per lui che si deve riprendere. Probabilmente sarà anche più vicina alle stanze del maestro, suppongo. In ogni caso, qui infatti il maestro Lewin le porta proprio un libro dove ci sono scritti tutti i costi che hanno dovuto affrontare loro come famiglia ora che il re è andato via, perché comunque hanno speso un sacco di soldi, ovviamente per tra candele, posti letto e roba varia hanno speso un sacco di soldi, e ora è arrivato il momento di fare questi conti. Catelyn looked at Bran in his sick bed and brushed his hair back off his forehead. It had grown very long, she realized. She would have cut it soon. I have no need to look at figures, Maester Lewin, she told him, never taking her eyes away from Bran. I know what the visit cost us. Take the books away. Ok, quindi qui praticamente cosa succede? Che
Catelyn, come vi dicevo, lei è focalizzata su Bran, non si muove, non, il suo pensiero principale è suo figlio, e il pensiero appunto che possa morire. Al che appunto dice a Maestro Luwin: guarda, che so perfettamente quanto ci è costata questa visita, e non intendo ovviamente i soldi, ma proprio suo figlio, quindi porta sto libro via da me, non mi interessa proprio. Qui appunto possiamo vedere come Catelyn, quando si tratta dei suoi figli, cioè lei appunto, io dico sempre, lei è l'emblema delle parole della sua stessa casata, dei Tully, cioè famiglia, dovere, onore. E infatti quando si tratta anche della sua famiglia, Catelyn, soprattutto quando si tratta dei suoi figli, Catelyn potrebbe anche tendere, come in questo caso qui, a dimenticare l'onore, nel senso i suoi figli sono la sua prima priorità, cosa che appunto dirà anche dopo, che vedremo. È un personaggio che appunto Catelyn a me interessa tantissimo, è molto, cioè la vedo molto molto nelle sue reazioni, molto umana, perché è vera, cioè non convenzionale, non ha sempre ragione, però prova queste emozioni in modo così tanto, tanto forte, che io un pochino la capisco, nel senso, magari anche dire cose quando sei così triste, sei così affranta, che dici cose che veramente, o fai cose che non hanno assolutamente senso, ma io qui la capisco, nel senso capisco che lei ora è focalizzata su Bran, non ha ragione, perché ovviamente non si dovrebbe comportare così, però umanamente parlando capisco la sua reazione. Allora, e qui continuano a parlare di questi libri, perché c'è Maestro Luwin che ovviamente gli fa: ma mia signora, guardi, in realtà noi magari se dovremo un po' fare questi conti, perché serve, cioè dobbiamo farli questi conti. E lei gli dice: non me ne frega niente, ovviamente gli dice: porta, t'ho detto di portarsi i libri via, ci penserà lo steward. E Maestro Luwin, un po' così dimesso, le fa: mia signora, il problema, cioè lo steward lo farebbe, cioè assolutamente lo farebbe con tutto l'amore, ma il problema è che Lord Stark si è portato via gli steward, quindi chissà contà se l'è portato via. Perché lo steward degli Stark è il padre di Jane Poole, e lui è andato a sud con tutta la carovana. Catelyn nodded absently, quindi proprio lei annuisce in modo assente, cioè proprio non c'è sta raga. E dice: oh yes, I remember. Bran looked so pale. She wondered whether they might move his bed under the window so he could get the morning sun. Vedete com'è proprio focalizzata? Cioè lei si dice: sì, mo mi ricordo, sì, c'è ragione. Però il suo pensiero va subito su Bran. Quindi vediamo come, perché è il primo capitolo questo che vediamo di Catelyn dopo la caduta di Bran, quindi vediamo anche i suoi ragionamenti. In questo momento qui George Martin la scrive molto bene, secondo me, cioè si vede benissimo che Catelyn non ci sta assolutamente con la testa, cioè proprio è focalizzata solo su Bran e non si muove da là. È molto interessante e anche molto difficile, secondo me, scrivere così. Qui lei sta dicendo: sì, giusto, mi ricordo che non abbiamo più lo Stuart, sì, giusto, però forse pensa, vedo Bran un po' pallido, quindi lo dovremo spostare vicino alla finestra, così che magari c'è un po' di luce. Cioè, vedete che zompi mentali sta facendo in questo momento. Mr. Luwin però non si blocca, Mr. Luwin va dritto e continua a provare a convincerla. Lei dice: there are several appointments that require your immediate attention, my lady. Beside the steward, we need a captain of guards to fill Jory's place, a new master of horse. Her eyes snapped around and found him. A master of horse? Her voice was a whip. The master was shaken. Yes, my lady, Allan rode south with Lord Eddard, so my son lies here broken and dying, Luwin. And you wish to discuss the new master of horse? Do you think I care what happened in the stables? Do you think it matters to me one whit? I would gladly butcher every house in Winterfell with my own hands if it would open Bran's eyes. Do you understand that? Do you? Allora, questo pezzo secondo me è importantissimo proprio per la caratterizzazione di Catelyn. Allora, perché qui loro effettivamente in questo momento sono a Grande Inverno, molto molto sguarniti, cosa che purtroppo non farà che peggiorare andando avanti poi nei libri, perché Ned, andando giù al sud, si è portato praticamente via tutti. Quindi chiunque ha una posizione di rilievo dentro Grande Inverno, come appunto il capo delle stalle, lo steward e tutte queste persone qui, che sono persone di fiducia, Ned se le ha portate giù al sud. Quindi loro ora devono
riassettare tutto quanto il castello, quindi dovrebbero scegliere nuove persone da mettere in posizioni di rilievo e questo ovviamente prende tempo e ovviamente dovrebbe prendere il tempo della Lady perché Rob, non essendo ancora maggiorenne, che dovrebbe essere poi 16 anni, cioè non essendo ancora proprio il Lord, e la reggenza è di Catelyn, queste cose qui se ne deve occupare Catelyn, e però lei non lo fa. E qui la risposta che lei gli dà, a parte appunto far vedere come lei tende ad essere aggressiva se tu le tocchi i figli, e non importa tu chi sei, perché lei per esempio ha tantissimo rispetto per Maesto Luwin, ma non importa tu chi sei, lei, i suoi figli sono la sua prima priorità. Una cosa che infatti per chi sa già Catelyn, che cosa le succede più in là, è molto flash forward per dirvi, cioè si vede proprio l'anima di quel personaggio che Catelyn diventerà a un certo punto. E questo pezzo qui, dove lei dice: mio figlio sta praticamente allettato, spezzato e sta morendo, Luwin, e tu vuoi discutere con me del maestro, cioè del capo, quello della stalla, ma pensi che a me mi interessa qualcosa di quello che adesso sta succedendo nelle stalle? E qui dice questa frase che è, nel senso, è proprio di Catelyn, cioè proprio te la descrive perfettamente perché dice: io ammazzerei a mani nude, con le mani mie, ogni cavallo che ci abbiamo, che se facesse questa cosa, riaprire gli occhi a Bran. L'hai capita questa cosa, sì o no? Quindi, per farvi capire che Catelyn ha questo spirito, che l'anima molto, a parte è molto sanguigna, vedete com'è proprio aggressiva, cioè quando lei si arrabbia è proprio aggressiva. Che è bello perché a un certo punto anche nel libro diranno tantissime volte tipo alle ragazze o alle donne, no, perché voi capito siete il sesso quello debole, quindi non è che vi arrabbiate, cioè questa sete di sangue voi non la comprendete, non ce l'avete. E infatti anche lei è bellissima perché glielo risponde, dice: no, non ce l'abbiamo davvero, poi la vedremo, quindi non ve la spoilero. Però anche qui si vede, non è scontato perché non sempre riescono a far vedere magari la rabbia femminile, che non sia quella magari stereotipata della tizia che urla, strepita, cerca attenzioni, ma proprio questa viscerale, proprio questa sanguigna. E appunto, secondo me, è un grandissimo, grandissimo flash forward, ma nel senso di carattere, proprio di quello che effettivamente poi da un certo punto in poi animerà Catelyn. È molto molto bello e io appunto amo, ripeto, amo questo personaggio, è così tanto stratificata, la trovo assolutamente affascinante. Al che Maestro Luwin cerca insomma di continuare a dirle: sì, però ci abbiamo degli appuntamenti. Al che però si sente una voce che dice: I'll make the appointments, Rob said. Catelyn had not heard him enter. She had been shouting, she realized, with sudden flash of shame. What was happening to her? She was so tired and her head hurt all the time. Quindi a questo punto, quando Maestro Luwin cerca di insistere, si sente la voce di Rob che dice: ci penso io agli appuntamenti, non ti preoccupare. Al che Catelyn si rende conto che suo figlio è entrato in stanza, e con l'entrata di Rob si rende conto che stava urlando. E in quel momento lì, infatti, è anche vergognata per il suo comportamento. Infatti, dice: non capiva neanche più, cioè, praticamente le sinapsi penso che non ce l'abbia più dopo, penso, più di un mese che non dorme. Quindi, anzi, è un miracolo che sia ancora viva. Praticamente dice: non capisco più un cazzo di quello che sto a dire, non capisco più un cazzo di quello che sto a fare. Mi fa male la testa sempre, io non so più che cazzo sto facendo. Ci fa proprio entrare nella testa di Catelyn e del disagio che ora l'anima praticamente. A questo punto Maestro Luwin passa questo pezzo di pergamena, diciamo, a Rob, dove ci sono scritti tutti questi nomi, e ci dice: her son glanced at the names. He had come from outside, Catelyn saw. His cheeks were red from the cold, and his hair shaggy and windblown. Good man, he said. We'll talk about them that tomorrow. He handed back the list of names. Very good, my lord. The paper vanished in his leaves. Leave us now, Rob said. Mr. Luwin bowed and departed. Ok, quindi a questo punto qui vediamo che Rob è disposto a prendersi le sue responsabilità, cioè ci si mette di impegno. Quindi, nel momento in cui vede che sua madre non ci sta, si prende appunto la sua responsabilità e dice: ok, ci penso io. I nomi che legge gli piacciono, dice: perfetto, ne parliamo però domani.
e manda via appunto Maestro Luwin. Rob closed the door behind him and turned to her. He was wearing a sword, she saw. Mother, what are you doing? Catelyn had always thought Rob looked like her, like Bran, Rickon and Sansa. He had the tally coloring, the auburn hair, and the blue eyes. Yet now, for the first time, she saw something of Eddard Stark in his face, something as stern and hard as the North. A questo punto c'è Rob che chiude la porta, si gira verso la madre e dice: ma, con tutta amore, ma che sta a fa'? E lei in questo momento qui dice una cosa molto interessante, perché intanto vede che Rob sta anche, c'ha anche una spada. Diciamo che, traduciamolo nei costumi di Westeros, è il fatto che comunque la spada, simbolo di potere, e Rob, i ragazzi Stark non sono, non usano di solito portarsi una spada appresso. Quindi questo è, diciamo, la prima cosa che Rob fa per far vedere che lui ha tutto sotto controllo, cioè che lui sta entrando, sta accettando il suo dovere di diventare il prossimo Lord di Grande Inverno, quindi è come se vuole dimostrare agli altri che è un po' più grande, no? un po' più uomo, e quindi si porta la spada. Guardandolo, Catelyn dice che lei ha sempre pensato che comunque Rob assomigliasse a lei, come i suoi fratelli Bran, Rickon e Sansa, che hanno tutti quanti gli occhi blu e i capelli rossi. Però dice che adesso notava quanto effettivamente avesse Rob anche di suo padre, che comunque ha, nonostante hanno sicuramente lineamenti loro quattro più dolci, più addolciti rispetto a quelli che hanno Arya e Jon, però questo non vuol dire che loro non hanno il Nord dentro di loro, e dove lo portano? Proprio nello sguardo, cioè nel modo in cui ti guarda, hanno questo sguardo, anche Rob in questo momento ha questo sguardo qui mentre guarda la madre, che è molto autoritario, è freddo anche, e qui lei ci rivede lo sguardo Stark. Mi ci fermo su questa cosa qui perché ovviamente a primo sguardo, tipo infatti anche mi pare Tyrion lo diceva Jon a un certo punto, che lui ha più del Nord rispetto ai suoi fratelli. Perché? Perché Jon a primo impatto è molto più simile a Ned, ma nel senso fisico del termine, come Arya. Ma è importante sapere che non è solo il colore che fa di te una persona appunto della tua famiglia, ma è proprio anche l'atteggiamento. E l'atteggiamento Stark vedremo che tutti i ragazzi Stark ce l'hanno, non importa qual è il loro colore di capelli o di occhi. Quindi mi piace questa cosa qui, che è anche bello perché vi fa vedere anche la differenza di punti di vista, che è la forza di questo libro, dove appunto abbiamo una persona che magari è più esterna, come un Tyrion, che ovviamente ti fa un commento su una cosa che lui vede, perché appunto giustamente io vedo una sfilza dei figli e ce ne sono due che assomigliano più al padre, è chiaro che il Nord, visto che sono gli Stark del Nord, mi viene da dire ce l'hai più tu. Però poi tu vedi da altri punti di vista, come appunto questo di Catelyn, che invece lei vede anche le sfumature ovviamente dietro ai suoi figli, perché poi lei li conosce. E questo misto tra Catelyn e Ned c'è in tutti quanti, e quindi è una cosa che mi piace molto. A me il modo di raccontare a punti di vista così proprio ben radicato lo trovo affascinantissimo, proprio perché è difficile, l'ho già detto in altri video, cioè è difficilissimo da scrittore non elevarsi al di sopra dei tuoi personaggi e sapere che magari che ragionamenti fanno e perché li fanno, e magari giudicarli su questo. George Martin ci si immerge completamente dentro, come se si scorda quando va a scrivere poi tutti i personaggi di tutte le opinioni che hanno gli altri personaggi, e quindi rende la storia molto più interessante, molto più intricata e molto più realistica. Quindi mi piace molto sentirete parlare di questa cosa a oltranza. What am I doing? She echoed puzzled. How can you ask that? What do you imagine I'm doing? I'm taking care of your brother. I'm taking care of Bran. Is that what you called it? You haven't left this room since Bran was hurt. You didn't even come to the gate when father and the girls went out. I said my farewells to them here and watched them ride out from the window. She had begged Ned not to go. Not now, not after what happened. Everything had changed now. Couldn't he see that? It was no use. He had no choice, he had told her. And then he left, choosing. I can't leave him, even for a moment. Not when any moment could be his last. I have to be with him if... She took her son's limp hand, sliding his fingers through her own. Allora, a questo punto qui vediamo che quando le ha fatto la domanda dice: ma che cazzo la stai a fa'?
Lei allora gli ricomincia col pippone, possiamo chiamarlo, perché dice: come, che sto facendo? Mi sto prendendo cura di tuo fratello, come per di capito, come fai a chiedermelo che sto facendo, cioè che altro dovrei fare? E giustamente Rob le risponde: ah, è così che tu lo chiami, cioè che stai prendendo cura di Bran, cioè questo tu lo chiami, cioè tu non lasci sta stanza da che lui è caduto, cioè manco sei venuta a salutare papà, Ned e le ragazze quando se ne sono andate via, cioè proprio non puoi dirmi che ti stai prendendo cura di lui. E lei allora qui si giustifica dicendo: no, no, ma io li ho salutati da qua e li ho anche guardati mentre se ne andavano, cioè vedete proprio come, cioè com'è fissata, è proprio un pallinata puretta. E ci dice anche che lei aveva chiesto a Ned, l'aveva proprio pregato di non andare dopo quello che era successo. E che tutto era cambiato, quindi insomma non aveva neanche più senso scendere, cioè dovevano stare insieme. E lui invece le aveva risposto che non aveva scelta. E lei dice questa cosa che, cioè, mi fa male al cuore, perché dice: eppure poi lui se n'è andato scegliendo effettivamente qualcosa. Quindi dice: tu non hai scelta di andartene, però poi tu hai scelto di andartene. Cioè è un pensiero contorto, ma un pensiero che, se ci mettiamo dal punto di vista di Catelyn, ha senso. Ovviamente per tutto quello che abbiamo detto fino adesso, no, perché appunto gli Stark in questo momento qui, dopo la lettera di Lysa, si sentono proprio chiamati in causa, nel senso, per capire che cosa è successo a Jon Arryn. Per tante ragioni, perché Ned appunto conosceva Jon Arryn, perdonate il cambio di luce, ma oggi è nuvoloso, quindi vedrete sole e nuvola che arriva. Jon Arryn è come un padre per Ned, quindi scoprire che potrebbe essere stato ucciso, ovviamente qualcosa lo porta a provare e ad agire in questo senso. In più loro hanno anche il peso del fatto che Jon Arryn era il marito di Lysa e che hanno anche un figlio insieme, quindi se Jon Arryn è stato ucciso, niente evita il fatto che potrebbe essere nel mirino di quest'assassino anche Lysa con il bambino, quindi loro hanno anche questa cosa a cui pensare. E in più bisogna capire se, siccome si accusano i Lannister, se Robert sa qualcosa al riguardo o se anche lui potrebbe essere una vittima dei Lannister. Quindi diciamo che ormai si è delineato un tipo di situazione che effettivamente gli Stark non è che possono proprio ignorare. Ned e la sua alta morale, il suo alto onore, che a malincuore, perché abbiamo visto in quest'altro capitolo che lui lo sa perfettamente che il suo posto è al nord, che il suo posto è con sua moglie e con Bran, che non sta bene al momento, ma comunque mette avanti ai suoi di bisogni il bene superiore, lo possiamo chiamare. E Ned questa cosa qui la farà sempre. Ha un'alta morale in un mondo dove appunto questa alta morale non c'è. E questo è sia un ottimo pregio da parte di Ned come persona, ma lo porterà comunque a determinate situazioni. Ok, a questo punto Catelyn ha preso la mano di Bran dicendo no, che lei non lo può lasciare. E dice: he was so frail and thin, with no strength left in his hand, but she could still feel the warmth of life through his skin. Quindi dice, anche se era appunto, perché Bran in questa situazione sono ormai un mese che praticamente non mangia, perché gli danno solo acqua, miele e erbette, quindi si è dimagrito tantissimo, ha queste le mani che sembrano appunto come sono scheletriche, e dice sembra quasi che praticamente si potrebbe spezzare da un momento all'altro, potrebbe morire da un momento all'altro, eppure c'è il calore della vita è ancora in lui, quindi lui ancora sta combattendo, cioè tiene duro Bran per la sua vita. Rob's voice softened. Rob's voice softened. He's not going to die, mother. Maester Luwyn says the time of greatest danger has passed. And what if Maester Luwyn is wrong? What if Bran needs me and I'm not here? Rickon needs you, Rob said sharply. He's only 3, he doesn't understand what's happening. He thinks everyone is deserting him. So he follows me around all day, clenching my legs and crying. I don't know what to do with him. He paused a moment, chewing on his lower lip, the way he had done when he was little. Mother, I need you too. I'm trying, but I can't. I can't do it all by myself. His voice broke with sudden emotion, and Catelyn remembered he was only 14. She wanted to get up and go to him, but Bran was still holding her hand and she could not move. Questo pezzo mi piace un sacco perché mentre nella serie noi vediamo Rob sempre sul pezzo, cioè è molto, se non, cioè, io non mi ricordo mai di un pezzo in cui Rob effettivamente mostra fragilità.
mostra appunto di aver bisogno effettivamente di sua madre vicino a lui, proprio anche come persona, perché comunque non importa quanto uno poi cresce, alla fine tu della tua mamma e del tuo papà avrai sempre bisogno. Ma a maggior ragione poi lui che è comunque giovane, e nella serie questa cosa qui non si vede, non si percepisce. Invece questo pezzo mi piace un sacco perché lui qui le sta dicendo che Rickon intanto ha bisogno di Kaden, perché Rickon ha 3 anni e non sta capendo che cazzarola sta succedendo, non vede più nessuno, cioè la vita di sto ragazzino è cambiata da un giorno all'altro, il padre con le sorelle sono andate dall'altra parte del mondo, la madre non la vede più da mese, e quindi si attacca al fratello perché non capisce che cosa sta succedendo, quindi piange, no? È disperato, poverino. Quindi Rob dice, cioè, lui pure ha bisogno di te, cioè non è perché lui sta bene che non è caduto, non ha bisogno di te, ha bisogno di te, della tua presenza. E poi è bellissimo che si ferma un attimo, si morde il labbro e Kathryn è bello perché ci dice proprio come faceva Rob quando era piccolo, e le dice, cioè io pure ho bisogno di te, cioè io sto provando a diventare quello che tutti si aspettano, però è difficile, io ho bisogno di averti qua vicino a me, non ce la faccio da solo. E questo pezzo mi stringe il cuore perché giustamente, se ci mettiamo dal punto di vista di Rob, cioè lui ha 14 anni, ha comunque questo grande peso di dover diventare poi un giorno il Lord di Grande Inverno, dopo comunque un Lord come il padre che è molto molto amato, e tu quindi hai anche questo peso qui, no? Di far vedere che anche tu ce la puoi fare, ma si trova anche in un momento molto delicato perché appunto non è che è una situazione proprio, proprio normale, nel senso il padre se n'è andato da un giorno all'altro pure per lui. E uno dei fratelli praticamente ha rischiato la vita, la sta rischiando, in più la madre, che dovrebbe essere ora la sua roccia, non lo sta seguendo. Quindi anche lui, per quanto può cercare di rimanere on the pezzo, poverino, ovviamente è destabilizzato. E questo Kathryn lo capisce, infatti dice si sarebbe voluta alzare per abbracciarlo, però poi sente che c'aveva ancora la mano di Bran e non si è sentita di lasciarlo. Quindi insomma c'è tutto questo travaglio, c'è tutta questa situazione su Bran, è andata ad intaccare comunque tutti quanti, e mi sarebbe piaciuto nella serie vederlo un pochino più esplorato, ma questa parte molto fragile che stanno provando tutti quanti, cioè non è solo Kathleen appunto che sta provando questa estrema tristezza, la stanno provando tutti anche su altri livelli, anche quello che sta facendo Kathleen sta avendo dei risvolti sulla sua famiglia. E mentre nella serie hanno fatto vedere appunto un Rob un po' più giudicante, un po' più come per dire mamma ti devi svegliare per cortesia, cioè forza, allora basta, cioè alzati, sistemati, per favore torna in te, qui invece la situazione è proprio, dice, cioè ma io ho bisogno di te, io non ce la faccio da solo, ed è bellissimo vedere questa fragilità, questa emotività. Mi dispiace insomma non averla vista. Ok, dopodiché abbiamo outside the tower, a wolf began to howl. Kathleen trembled just for a second. Brans, Rob opened the window and let the night air into the stuffy tower room. The howling grew louder. It was a cold and lonely sound, full of melancholy and despair. Don't, she told him. Bran needs to stay warm. He needs to hear them sing, Rob said. Somewhere out in Winterfell, a second wolf began to howl in chorus with the first, then a third, closer. Shaggy Dong and Grey Wind, Rob said as their voices rose and fell together. You can tell them apart if you listen close. Questa parte è molto importante perché già ci è stato detto, mi pare era nel capitolo di Tyrion, che però ho trattato in questa live, dove veniva detto che Bran effettivamente ogni volta che sente i metalupi ululare, cantare, il suo pallore diminuisce, cioè ritorna un po' più roseo, quindi è come se la sua vita sia legata a quella dei metalupi, cioè come appunto che lui, con questo legame che ha con i metalupi e con il canto dei metalupi, lui si tiene aggrappato appunto alla vita. E questa cosa qui l'hanno notata insomma un po' tutti, da quello che si era capito. E quando Rob sente ululare un metalupo, che è quello di Bran, che ancora appunto non ha nome, si avvicina alla finestra e la apre. E appunto si sentiva questo canto molto malinconico, molto disperato, ed è da solo. Al che Kathleen tipo rabbrividisce, gli dice chiudi, chiudi, perché Bran ha bisogno di stare al caldo. E Rob gli dice
lui ha bisogno di sentirli cantare. Questa cosa della canzone, devo dire che nei capitoli di Bran è molto ricorrente, soprattutto da un punto di vista naturale. Cioè lui parla sempre di canzoni, lui parla sempre quando parla dei metalupi, di questo skin changing che lui fa. Nei metalupi parla sempre di canzoni, cioè quando li sente ululare. È molto interessante, insomma, che si usi proprio questo termine, secondo me, perché da quello che posso aver capito dalla parte dei figli della foresta, che Bran è strettamente legato ai figli della foresta, loro proprio hanno questa lingua che è tipo cantata, che è molto, ne avevo parlato in questo capitolo qui, che è molto appunto sui suoni della natura, quindi tipo l'acqua che scorre, il vento che soffia, non è una lingua scritta, la True Tongue si chiama, ed è quel tipo di lingua che a quanto pare si dice che Brandon il costruttore, quando è entrato a contatto con i figli della foresta, ha imparato. E da lì probabilmente lui ha imparato poi a usare la magia, perché si dice che Bran il costruttore l'abbia imparata proprio dai figli della foresta. Quindi, siccome Bran dice sempre questa cosa, se io capissi la canzone potrei risolvere un sacco di cose, se io sapessi la canzone, e anche in questo caso qui sentiamo appunto Rob che dice lui per sopravvivere ha bisogno di sentirli cantare, proprio il fatto che dice cantare è una di quelle parole secondo me chiave che dobbiamo circolettare e tenerci bene a mente, proprio perché comunque anche la serie si chiama A Song of Ice and Fire, quindi qualcosa con queste canzoni, con questa canzone naturale ci sarà sicuramente. Non me lo ricordavo che proprio parlavano, pensavo che era tipo ululare, mi ricordavo così, e invece Rob dice proprio cantare, quindi he needs to hear them sing. E un'altra cosa bellissima è che poi dopo si uniscono a questa canzone anche Shaggy e Grey Wing. E il bello è che Rob li distingue e mi piace un sacco come dice, cioè se tu ascolti bene, tu li distingui loro tre. Cioè, quindi è proprio anche come per dire che hanno tre personalità diverse, tre ululati diversi, come se fossero proprio tre persone diverse. Ed è una cosa che io adoro, questa cosa qui mi piace un sacco. Ma come io sono fomentata, Catelyn no. Perché Catelyn infatti ci dice: Catelyn was shaking. It was the grief, the cold, the howling of the direwolf. Night after night, the howling and the cold wind, and the grey empty castle, and on the on and no, castle. On and on they went, never changing, and the boy lying there broken, the sweetest of her children, the gentlest, Bran, who loved to laugh and climb and dreamed of knighthood, all gone now. She would never hear him laugh again. Sobbing, she pulled her hand free of his, and covered their ears against the noise, terrible against those terrible howls. Make them stop, she cried. I can't stand it. I can't stand it. Make them stop. Make them stop. Kill them if you must. You must. No, you may. Just make them stop. Allora, qui lei appunto sente, dice, sente questo vento freddo che sta appunto lì al nord. C'è silenzio e sti ululati che continuano e continuano e continuano, e è come un costante ricordo del fatto che appunto Bran è caduto, Bran non si alza, Bran sta lì e non potrà più alzarsi. E qui appunto dice, quindi appunto tutto questo silenzio intorno a lei, sti metalupi, il freddo, Bran che non si alzerà più, dice Bran che era il più dolce dei suoi bambini, il più gentile, quello che tra loro amava ridere, arrampicarsi e che sognava di diventare un cavaliere, ora era tutto finito, non c'era più niente e lei non avrebbe mai più sentito la risata di suo figlio, il che mi spezza il cuore perché è vero. Perché Bran non si sveglia mentre c'è Caden. Caden va via prima. E vuol dire che l'ultima cosa che Caden si ricorda o ha memoria appunto di suo figlio è proprio vederlo steso in coma. È tristissimo perché è vero che lei non sentirà più Bran che ride. Questa cosa mi ha quasi, cioè mi ha proprio commossa quando l'ho letta, una volta che poi a posteriori tu sai che nel terzo libro Catelyn purtroppo non ce la farà ed è molto 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 triste. Questa consapevolezza qui mi ha fatto scendere proprio una lacrima.
Al che appunto ritorna quello che vi dicevo prima, proprio desta foga aggressiva che c'ha Kathleen, che ora, ripeto, le sinapsi sono quelle che sono, però anche in questo caso qui, cioè, lei sa perfettamente che i suoi figli amano sti metalupi, proprio, cioè, li amano tantissimo, eppure lei qui dice falli sta zitti, falli sta zitti, falli sta zitti, ammazzali se devi, ma falli stare zitti. Quindi è sempre per farvi vedere proprio il carattere di Kathleen e come lei reagisce in questi momenti qui. Ripeto, comunque lei è molto stanca, non ragiona, però comunque queste cose qui le dice è proprio per farvi vedere lei come agisce, cioè quanta effettivamente magari rabbia accumula, una rabbia che sappiamo bene poi dopo in che cosa si manifesta. Quindi molto molto interessanti tutti questi accorgimenti. She didn't remember falling to the floor, but there she was, and Rob was lifting her, holding her in strong arms. Don't be afraid, mother, they would never hurt him. He helped her to her narrow bed in the corner of the sick room. Close your eyes, he said gently. Rest. Mr. Lewin tells me you've hardly slept since Bran's fall. I can't, she wept. Gods forgive me, Rob. I can't. What if he dies while I'm asleep? What if he dies? What if he dies? The wolves were still howling. She screamed and held her ears again. Oh gods, close the window. If you swear to me, you'll sleep, Rob went to the window, but as he reached for the shutter, another sound was added to the mournful howling of the wolves. Quindi, che cosa succede? Che a un certo punto lei, mentre stava appunto dicendo no, ammazzali se devi ammazzali, cade per terra e dice lei neanche si è resa conto quando si è ritrovata per terra, però si è resa conto quando Rob è andato lì e l'ha alzata. Infatti, diceva pure che la tiene in strong arms, quindi ci fa capire, a parte che Rob è un ragazzo comunque molto. È forte, è un ragazzo forte. Infatti, nel primo capitolo di Bran abbiamo parlato delle differenze fisiche tra Rob e Jon, dove appunto Rob è un pochino più massiccio, Jon invece è un po' più lineo, un po' più magro. Infatti, Rob è molto più di forza fisica rispetto a Jon, che è molto più elegante quando si tratta tipo di muoversi con la spada. Mi pare che infatti Rob dovrebbe essere tipo più bravo con la lancia, se non mi sbaglio, e invece Jon con la spada, se non mi sbaglio. Comunque in questo capitolo qui avevo detto tutto. Quindi la tiene, la fa sedere sul lettino che le hanno preparato sempre lì nella stanza di Bran e dice dormi, cioè mettiti qui, dormi, perché Maestro lui mi dice che praticamente non hai dormito da che Bran è caduto, quindi perfetto, sanità mentale tutta ce l'ha adesso in questo momento qui, i neuroni tutti ce li ha. Però lei era concentrata sul fatto che sentiva sti metalupi fuori e comunque faceva no, io non lo posso lasciare, cosa succede se muore, cosa succede se io dormo e lui muore, non ce la posso fare. E sentendo sti metalupi che continuavano, dice chiudimi sta finestra, e Rob dice d'accordo, io te la chiudo, però tu mi devi promettere che vai a dormire. Ma nel momento in cui lui va a chiudere la finestra, sente che c'è un altro suono che si è unito a quello dei metalupi, che è un suono diverso rispetto a quel canto di disperazione che i metalupi stavano facendo, ma sono dei cani. E Rob pure dice strano che stanno abbaiando, cioè i cani non lo fanno mai questa cosa, al che si rende conto di qualcosa, quindi si blocca. Infatti Kathleen si rende conto che ha tipo preso un respiro strano, e quando lo vede, quando alza gli occhi, vede che Rob praticamente è impallidito e dice oddio, cioè a fuoco, praticamente, cioè andiamo a fuoco. Kathleen subito, appena sente fuoco, a che pensa? Ovviamente a Bran, quindi deve spostare Bran. Infatti la cosa dice, no, cioè Rob mi devi aiutare a spostarlo, devi aiutare a spostarlo, al che c'è Rob che dice, state calma perché è dall'altra parte del castello, cioè Bran sta tranquillo, neanche se ne accorgerà che c'è sto problema, quindi stai serena, non dobbiamo spostare nessuno. Perché che cosa ha preso fuoco? La biblioteca di Grande Inverno, al che io dico, no? Bastardo che sei andato pure là, ma tu proprio alla biblioteca dovevi mandare in fumo con tutti i libri che c'avevano. Prende soltanto tanta tristezza. A questo punto Rob le dice stai qui, rimani qua, vado io, e appena abbiamo spento il fuoco torno da te, però tu non ti muovere da qua, rimani con Bran.
A questo punto Rob esce dalla stanza e comincia a chiamare ovviamente le guardie per andare, quindi tutte le guardie che stavano lì intorno sono andate con Rob comodamente e lei comincia anche a sentire fuori dalla finestra appunto che la gente urla al fuoco e ci stanno sti cani che abbaiano, no? Anche ci stanno pure i cavalli che comunque si stanno cominciando ad agitare e a quel punto il ululato dei metalupi si ferma e dice: "Carlin said a silent prayer of thanks to the seven faces of the gods." Stanno costruendo un palazzo qua vicino a me, quindi probabilmente se sentite uno che urla, non sta succedendo niente, stanno solo costruendo il palazzo. "The seven faces of the god as she went to the window. Across the bailey, long tongues of flame shot from the windows of the library. She watched the smoke rise into the sky and oh, sadly, of all the books the stars had gathered over the century. Then she closed the shutters. When she turned away from the window, the man was in the room with her." Cioè, raga, quanto è creepy sta cosa. Praticamente lei, quando Rob esce, si alza, va alla finestra, ringraziando tutti i sette dei che quest'incendio non è lì dove sta Bran, la fissa è quella adesso. Meno male che non sta qui, perfetto a posto, e comunque, dice lei, quando si affaccia vede appunto tutto sto fuoco nella torre, quella lì dove sta la biblioteca. Eppure lei, come me, pensava a tutti i libri che gli Stark avevano raccolto per centinaia di anni, che ora erano andati in fumo. Quindi lei chiude sta finestra, quando si gira, vede, cioè è tipo, non lo so, la paura mia sempre, quando si gira vede un tizio dentro la stanza. Cioè, quanto è creepy, raga? Cioè, che tu stai in camera tua, te giri e c'è uno. E salve, cosa andiamo cercando? E quest'uomo ci dice: "You weren't supposed to be here," he muttered sourly. "No one was supposed to be here. He was a small, dirty man in filthy brown clothing, and he stank of horses. Catelyn knew all the men who work in the stables, and he was none of them. He was gaunt, with limp blonde hair and pale eyes deep sunk in a bony face, and there was a dagger in his hand. Catelyn looked at the knife, then at Bran. "No," she said. The word stuck in her throat, the merest whisper. "He must have heard her. It's mercy," he said. "He's dead already." Quindi ci dice che questo tizio, la prima cosa che gli dice è: "Tu non dovevi essere qui, nessuno doveva essere qui." E lei si rende conto che questo tizio, che è appunto sto tizietto un po' basso, un po' storto, ha i capelli molto molto chiari e come sono chiari anche gli occhi, che sono tipo infossati in questa faccia che è molto tipo scheletrica. E si rende conto che questo uomo puzza di cavallo praticamente. Però lei fa velocemente, dice: "Ma io conosco tutti quelli che lavorano dentro alle stable, dentro alle stalle, cioè io so tutti chi sono, chi cazzo è questo, io non l'ho mai visto." Ma poi si rende conto che questo tizio non solo sta lì e lei non lo conosce, non sa che cazzo sia, ma c'ha pure un coltello in mano. E lei subito capisce che è lì appunto per Bran, perché non doveva esserci lei lì, ergo ce l'hai con mio figlio. Prima vede il pugnale, poi guarda Bran e allora dice a questo tizio: "No." Però lei è come se dice, l'ho avvertito, come se l'aveva detto in sussurro. Ma questo tizio invece doveva averla sentita, perché risponde, le dice: "It's mercy, gift of mercy, pietà per dirvi. Tanto comunque è già morto." E che appunto c'è questo scontro tra questo uomo e Catelyn. In questo momento qui, quando lei dice no, cioè, non te, non, cioè levati proprio, perché lei dice no, non puoi, proprio no, lei si gira verso la finestra per cercare di urlare, appunto per chiedere aiuto, ma questo le mette tipo una mano davanti alla bocca e quindi la comincia a tirare indietro rispetto alla finestra. E le mette la mano, cioè la tiene tipo così e le mette poi il coltello sotto la gola. Al che lei prende sta lame, sta cosa mi fa impazzire, lei prende la lama con entrambe le mani e cerca appunto di tirarla via dal collo. E facendo questo praticamente si ferisce le mani, cioè per poco, cioè se le taglia proprio fino all'osso praticamente. Che appunto lei
Spinge e ce la fa, infatti pure sto tizio tipo si incazza perché non capisce com'è possibile che questa riesce a fa sta cosa. E è bello perché qui ci dice: Her fingers were slippery with blood, but she would not let go of the dagger. Dice: col cazzo che io lascio andare sto coltello, non farei un cazzo a mio figlio, non mi frega un cazzo. E quindi sta lì e lei tiene sto coltello così anche se sente che sta scivolando perché ovviamente col sangue non riusciva a tenere, o tutto il sangue che usciva, non riusciva a tenere la lama bene, quindi anche se continuava magari a scivolare, lei continua a tenere sto coltello e dice: non mi importa niente, io non mollo un cazzo. A questo punto, questo tizio che aveva ancora la mano sulla bocca di Kathleen, è come se cercava di tapparle sia la bocca che il naso, tipo per soffocarla, al che lei tipo si gira, cioè riesce a twistare la testa di modo da togliersi, e gli morde la mano, cioè io l'amo proprio, cioè l'amo follemente, e proprio lo morde talmente tanto che infatti anche sente il sangue di questo in bocca. A questo punto questo tizio la prende per i capelli e la spinge per terra. A questo punto appunto si avvicina a Kathleen probabilmente per ucciderla, e le ripete di nuovo: You weren't supposed to be here, he said repeatedly. A quel punto Kathleen saw the shadow leap through the open door behind him. There was a low rumble, less than a snarl, the merest whisper of a threat, but he must have heard something, because he started to turn just as the wolf made its leap. They went down together, half sprawled over Kathleen, where she'd fallen. The wolf had him under the jaw. The man shrieked, lasted la less than a second before the beast wrenched back its head, taking out half of his throat. His blood fell like warm rain as he sprayed across her face. Quindi, che cosa succede? Che questo tizio stava col coltello sopra Kathleen praticamente, però a un certo punto Kathleen dice: ha visto un'ombra, che è stata velocissima, non ha fatto praticamente quasi rumore, si era sentito solo un piccolo ringhiato molto da basso. E praticamente in un secondo quest'ombra è saltata sopra questo tizio, buttandolo per terra veramente verso dove stava Kathleen, e Metalupo stava sopra questo uomo, gli azzanna la gola, praticamente gliela tira, quindi gliela squarcia, e il sangue di quest'uomo praticamente colpisce Kathleen sulla faccia. Quindi infatti dice: era come una pioggia calda sulla sua faccia. Un'immagine incredibile. The wolf was looking at her. Its jaw were red and wet, and its eyes glowed golden in the dark room. It was Bran's wolf, she realized. Of course it was. Thank you, Kathleen whispered, her voice faint and tiny. She lifted her head trembling. The wolf padded closer, sniffed at her fingers, then licked at the blood with a wet, rough tongue. When it had cleaned all the blood off her hand, he turned away silently and jumped up on Bran's bed and lay down beside him. Kathleen began to laugh hysterically. Quindi dice: a quel punto lì, lei ancora non si era resa conto di chi era, vede il metalupo e si guardano con questo metalupo, dice, incontra gli occhi dorati di questo metalupo e si rende conto che è il metalupo di Bran. E a questo punto qui lei pensa anche, dice, certo che è il metalupo di Bran, cioè è ovvio che veniva qui a salvarlo. Quindi diciamo questo qui è il momento in cui Kathleen comincia ad apprezzare proprio i metalupi a totale, proprio presa benissimo su questi metalupi. Al che appunto allunga la mano, il metalupo si avvicina piano piano, le lecca la mano, la pulisce da tutto il sangue, dopodiché salta e si mette accanto a Bran. Al che Kathleen comincia a ridere in modo isterico. Allora, questa immagine è bellissima e mi dispiace anche questo che nella serie è stato fatto, perché è stato fatto, per carità, è stato fatto, e il Bran è stato salvato dal suo metalupo un po' marrone, devo dire, però vabbè, è stato fatto. Però la cosa che mi dispiace è che non c'è questo pezzo, questo scambio con Kathleen. Questo momento qui è catartico per Kathleen, perché Kathleen fino a questo momento non aveva tanto accettato i metalupi, cioè nel senso, erano lupi che le mettevano anche un po' d'ansia, ma effettivamente qui è proprio come se lei capisce che questi metalupi qua farebbero di tutto per salvare i suoi figli. Quindi
questa risata liberatoria che lei fa è anche insomma per quello, perché secondo me probabilmente lei si sentiva come l'unica persona che a questo punto poteva difendere i suoi figli, cioè che poteva fare qualcosa effettivamente di proattivo per i suoi figli. E questa cosa qui l'aveva mandata totalmente fuori di testa. E sapere che ci stanno questi metalupi, che anche se io non sono riuscita ad urlare, nessuno ha sentito un cazzo di niente, eppure sto metalupo ha capito che Bran era in pericolo, è arrivato, l'ha difeso, l'ha salvato e si è messo pure lì. Quindi è proprio un momento in cui lei capisce quanto è importante e ci fa capire a noi, insieme a lei, quanto sono importanti questi metalupi per la sopravvivenza degli Stark. E infatti è una cosa che comunque verrà detta molto spesso, cioè se ci sono i metalupi, gli Stark non muoiono. Cioè questa cosa qui viene sempre detta, finché loro avranno il loro metalupo, ci sarà sempre il modo in cui questi metalupi li salveranno. Quindi è un concetto molto molto bello, poi vabbè io amo i cani, quindi insomma potete solo immaginare quanto mi posso hypare per questa cosa, quindi cioè, lasciamo perdere. Però ecco, è proprio un concetto che io amo e Catelyn lo capisce qui in questo momento. A questo punto, dopo che Catelyn sta ridendo, cioè a questo punto Catelyn sta ridendo come proprio isterica. Ed è così che viene trovata, il che mi fa morire da ridere, perché se ci pensate, prendiamo Rob che torna su da sua madre, la vede dritta in piedi con le mani sanguinanti che ride come una matta, per terra c'è il corpo di un tizio che non so chi sia dentro una pozza di sangue, il metalupo di Bran con la faccia tutta sporca, col muso tutto sporco, seduto, cioè sdraiato vicino a Bran, e è una scena alquanto particolare, devo dire, che probabilmente ti fa prendere pure in colpo, perché cazzo è successo? A questo punto arriva Maestro Luwin, c'era anche Ser Roderick, c'era Rob. Riescono a portare Catelyn, che la riescono a calmare, le danno tipo anche il latte di papavero, e a questo punto Catelyn si spegne, nel senso che si addormenta finalmente, e Catelyn rimarrà addormentata per ben 4 giorni. Ora, quando si sveglia da questi 4 giorni, qui abbiamo il momento in cui riescono a capire che cosa sia successo a Bran, che è diverso da quello che succede nella serie, perché nella serie succede una cosa un po' tipo alla CSI. Perché nella serie vediamo Catelyn che improvvisamente lei si sveglia e ha dei dubbi su, perché già lei ha dei dubbi insomma sui Lannister, ovviamente che le era arrivata anche nella serie la lettera, ma lei va nel luogo del reato, quindi dove Bran è caduto alla Torre Spezzata, sale e dentro a questa stanza piena di calcinacci, di travi smontate e di pezzi di massi enormi, lei trova un capello biondo. Un capello biondo e da lì lei sa da quello che sono stati i Lannister. No, non ci arrivano ovviamente nel libro per un capello trovato lì perché ok, cioè, nel senso, è un po' random, cioè poi magari io mi attacco un po' a tutto, però dai. Questo è veramente un pretesto di trama un po' semplice. Invece, vediamo che cosa succede. Allora, Catelyn si sveglia, ha dormito per 4 giorni e ci dice: Oddio, non dice oddio. Catelyn nodded and sat up in the bed. It all seemed like a nightmare to her now, everything since Bran's fall. A terrible dream of blood and grief, but she had the pain in her hands to remind her that it was real. She felt weak and light-headed, yet strangely resolute, as if a great weight had lifted from her. Bring me some bread and honey, she told her servant, and take word to Mr. Luwin that my bandages want changing. They look at her in surprise and ran to do her bedding. Quindi ci dice che, svegliata, e diceva che questo, tutto quello che era successo le sembrava tutto un enorme e bruttissimo incubo, che però dice: io so che è vero perché le mani le facevano male vista la ferita. E appena si sveglia, lei molto composta, ritornando la nostra Lady Catelyn, la nostra Lady Stark, si mette molto composta e dice ai servi: allora portatemi intanto bread and honey, quindi il pane con il miele, e dite al maestro Luwin che le mie ferite hanno bisogno, cioè le bende devono essere cambiate per le mie ferite. E i servi tutti contenti, sì, e se ne vanno, insomma, vanno a fare quello che lei ha chiesto. E qui c'è questo pensiero di Catelyn che è molto molto interessante. Catelyn remembered the way she had been before, and she was ashamed.
She had let them all down, her children, her husband, her house. It would not happen again. She would show these Northerners how strong Atalio Riverrun could be. Madonna, io la amo. Allora, perché qui dice, in questo momento qui, quando viene lasciata da sola, lei c'ha i flash di come si è comportata. E ovviamente se ne vergogna, perché non si doveva comportare in questo modo, lei proprio lo dice. Dice, ha deluso i suoi figli, perché appunto li ha lasciati soli praticamente, ha deluso suo marito, perché appunto lei ha un compito adesso, deve mandare avanti la casa di suo marito, deve farlo, e anche la sua casa, quindi tutta la sua famiglia. E mi piace un sacco questa cosa qui, dice non sarebbe mai più successa questa cosa, cioè non mi sarei mai più impallinata in questo modo, e avrebbe dimostrato a tutti quegli uomini del nord quanto una Tully può essere forte. Io proprio, io la amo, cioè non posso farci niente, la adoro. Mi piace un sacco, perché già appunto rispetto magari agli uomini del nord, le persone del sud sono sempre considerate un pochino più soft, no? In più lei è una donna, e invece appunto dice, io vi dimostro a tutti che so forte pure io, se non di più. A questo punto lei si fa organizzare questa piccola riunione, dentro la sua camera, perché ricordiamoci appunto che Catelyn al momento sta in convalescenza, no? Perché appunto non solo ha combattuto, ma dopo tutto un mese che praticamente non ha mangiato né dormito, un po' gli ci vuole. E in questa riunione abbiamo Rob, abbiamo Roderick Castle, abbiamo Theon, e poi c'è Halley Smollen, questo tizio è il nuovo capitano della guardia di Grande Inverno, l'aveva deciso Rob, che dovrebbe aver preso il posto di Jory Castle, che è il nipote di Sir Roderick. E lei poi guarda Rob e vede insomma che comunque lo vede, intanto era vestito molto elegante, no? Sempre con questa spada qui, quindi insomma lui ci fa vedere come sta cercando di entrare, cioè di farsi vedere proprio come un lord, cosa che di cui Catelyn è molto orgogliosa. Al che si parla appunto di chi cazzo è sto tizio che voleva uccidere Bran. Who was he? Catelyn asked them. No one knows his name, Holly Smollen told her. He was no man of Winterfell, my lady. But some says they seen him here and about the castle these past few weeks. One of the Kingsmen, then, she said, or one of the Lannisters. He could have waited behind when the others left. Maybe, Hal said, with all these strangers filled up Winterfell of late, there's no way of saying who he belonged to. He'd been hiding in your stables, Greyjoy said. You could smell it on him. And how could he go unnoticed? She said sharply. Olen Mollen looked abashed. Between the horses, Lord Eddard took south, and them we sent north to the Night's Watch, the stalls were half empty. It were no great trick to hide from the stable boys. The other saw him, the talk is that boy's been acting queer, but simple as he is. Hal shook his head. We found where he'd been sleeping, Rob put in. He had 90 silver stacks in a leather bag buried beneath the straw. It's good to know my son's life was not sold cheaply, Catelyn said bitterly. Allora, qui appunto Catelyn si chiede quindi sto tizio chi era, e c'è Halley Smollen che dice non sappiamo il nome e non è un uomo di Winterfell, quindi non è di qui, però c'è chi dice che effettivamente l'ha visto in giro dalle ultime settimane. Allora c'è lei che dice, allora è un uomo del re, oppure è un uomo dei Lannister, che magari è rimasto indietro una volta che il gruppo è andato via. E Hal, questo tizio, questo Halley Smollen, le dice, può essere, ma in realtà con tutto il bordello che c'è stato dentro a sto castello, cioè che c'era gente che andava avanti e indietro da tutto il tempo, da che è arrivato il re e tutta sta gente, in realtà sto tizio potrebbe essere chiunque. Cioè non sappiamo effettivamente chi cazzarola sia, non aveva neanche lo stemma di nessuno, quindi boh. E allora c'è Theon che le dice che questo tizio appunto si stava nascondendo nelle stalle, e lei giustamente un po' incazzata dice com'è che nessuno l'ha visto sto tizio? La risposta è semplice, perché siccome
Ned si è portato via un po' dei cavalli. E un altro po' dei cavalli, che erano all'incirca 20, li hanno dati a Benjen da portare ai guardiani della notte. Praticamente le stalle sono vuote. Quindi, se metti hanno 3 cavalli, gli stable boys, sono quelli che si occupano delle stalle, occupandosi solo di questi 3 cavalli, non è che giri proprio tutta la stalla. Quindi, questo magari aveva trovato anche dei posti dove si poteva mettere, era più facile, insomma, nascondersi. E però c'è Mollen che dice: in realtà, però. C'era chi diceva che Hodor si stava comportando in modo strano ultimamente, però capisci, cioè come fai a capirlo? Appunto, quindi molto probabilmente Hodor aveva visto questo tizio, però poverino lui non riuscendo a parlare, non aveva modo di avvertire nessuno, quindi si agitava, ma nessuno aveva capito perché si stava agitando. E poi Rob dice che gli hanno trovato addosso una sacca con dentro dei Stags che sono la moneta, quella che hanno loro, e praticamente dice che l'hanno pagato 90 stags di argento. Non so come l'hanno. I soldi come sono nella versione italiana? Sono corone? Come l'hanno chiamate? Perché qui letteralmente gli stags sono cervi. Probabilmente perché appunto il re ora è un cervo, cioè è un Baratheon, quindi un cervo. Quindi 90 desti affari. Perfetto. E infatti pure lei dice: beh, mi fa piacere che chiunque voleva mio figlio morto, insomma, almeno ha pagato un sacco. Ma ovviamente quando lei dice: mi fa piacere che chi voleva uccidere mio figlio abbia pagato, cioè abbia pagato tanto, giustamente tutti la guardano e dicono: in che senso uccidere il bambino? Cioè, che cosa vuoi dire? Pure Theon fa, cioè, è assurda sta cosa perché dovrebbero uccidere Bran. E Catelyn dice: He came for Bran, Catelyn said. He kept muttering how he wasn't supposed to be there. He set the library fire, thinking I would rush or put it out, taking any guards with me. If I hadn't been half mad with grief, it would have worked. Why would anyone want to kill Bran? Rob said. Gods, he's only a little boy, helpless, sleeping. Catelyn gave her firstborn a challenging look. If you are to rule in the North, you must think this thing through, Rob. Answer your own question. Why would anyone want to kill a sleeping child? Before he could answer, the servant returned with a plate of food fresh from the kitchen. Ok, quindi qui c'è, ovviamente tutti quanti dicono: ma com'è possibile? Ma perché Bran? E c'è Rob che dice: perché dovrebbe qualcuno uccidere Bran? Cioè, lui è solo un ragazzino. Poi ora, poverino, cioè, manco si può muovere, sta in coma. Cioè, perché dovresti ucciderlo? Al che mi piace molto questa cosa perché si vede, diciamo, l'allenamento, no? A cui Catelyn vuole sottoporre comunque suo figlio. Perché giustamente gli dice: Rob, se tu dovrai comandare, devi pensare a queste cose, cioè devi pensare a come risolvere questi tipi di domanda. Quindi ti dico, rifatti la domanda e cerca di darti una risposta. Nel frattempo è arrivato da mangiare per Catelyn, che gli hanno portato tipo di tutto quello che c'era dentro la cucina, perché lei aveva chiesto solo il pane e il miele. Invece le hanno portato il pane caldo, il burro, il miele. Le hanno portato tipo la marmellatina di more, poi gli hanno portato il bacon, poi gli hanno portato uova sode, poi gli hanno portato il formaggio e poi anche per chiudere tutto in bellezza un teino alla menta. E insieme arriva pure Maestro Luwin. La cosa che qui adoro è proprio che tramite quante cose le hanno portato si vede quanto i servi le vogliano bene, perché appunto lei chiedendogli solo pane e miele, tu gli porti pane e miele. E invece questo qui è proprio come per dire: sì, è tornata la Lady, sì, a posto, ci sei ripresa, ci fa piacere. Quindi le hanno portato tutta la cucina. È bellissima questa cosa, mi piace perché proprio è un touch che però appunto vi fa vedere quanto gli Stark sono amati dalle persone che hanno intorno. Quindi dicevo, è arrivato anche Maestro Luwin, al che Catelyn gli chiede: come sta mio figlio, come sta Bran? Maestro Luwin insomma guarda anche, basta lo sguardo, dice: in realtà insomma la situazione non è cambiata, cioè è ancora nello stesso stato. It was the reply she had expected, no more, no less. Her hands throbbed with pain, as if the blade were still in her, cut in deep. She sent the servant away and looked back to Rob. Do you have your answer yet? Quindi quando il maestro Luwin le ha dato questa notizia, che Bran ovviamente non si è svegliato ancora, lei dice che se lo aspettava.
cioè non si aspettava né meglio né peggio, lo sapeva che tanto non era cambiato niente, e sentiva appunto ancora le mani che le pulsavano per il dolore e diceva se, appunto, che è come se poteva ancora sentire il pugnale che le tagliava la pelle. E qui mi piace un sacco perché vedete come ora che si è ripresa pensa molto più logica, pensa proprio molto più, è molto più fredda nel senso riesce a dire ok, me lo aspettavo, perfetto, cioè non reagisce emotivamente. Mi piace un sacco questa cosa di Kathleen perché lei può essere sia molto molto logica, ma è comunque, ha comunque questa altissima emotività che esce nei momenti in cui lei appunto è meno concentrata, è più arrabbiata, è molto molto bella questa cosa. Io mi ci ritrovo molto, ma perché io anche sono un po' come lei, nel senso che tendo molto a essere più razionale nella mia mente, però quando non riesco a gestire la mia mente, c'è tanta emotività che di solito tieni molto sotto controllo. Ma nel momento in cui poi dopo non riesci a tenerla sotto controllo, questa emotività esce proprio come un fiume in piena. Kathleen, mi ci rivedo tanto caratterialmente. Ok, al che poi chiede a Rob, quindi ti sei risposto, qual è la tua risposta alla domanda che ti sei fatto? E Rob dice, Someone is afraid Bran might wake up, Rob said. Afraid of what he may say or do. Afraid of something he knows. Kathleen was proud of him. Very good, she turned to the new captain of the guard. We must keep Bran safe. If there was one killer, there could be others. How many guards do you want, my lady? Hal asked. So long as Lord Eddard is away, my son is the master of Winterfell, she told him. Rob stood a little taller. Put one man in the sick room, night and day, one outside the door, two at the bottom of the stairs. No one sees Bran without my warrant or my mother's. As you say, my lord. Do it now, Kathleen suggested. And let his wolf stay in the room with him, Rob added. Yes, Kathleen said. And then again, yes. Bellissimo, perché appunto qui Rob dice: probabilmente se qualcuno voleva uccidere Bran è perché qualcuno ha paura di Bran, di qualcosa che lui può sapere o di qualcosa che poi potrà fare. Al che Kathleen gli dice. Molto bene, bravissimo, esattamente era questa la risposta. Quindi, se Bran è sotto il mirino di qualcuno, noi dobbiamo tenere sotto controllo Bran, dobbiamo proteggerlo. Perché se c'è un killer, ce ne potrebbe essere anche un altro. A questo punto, Hal Mollen le dice: Quanti uomini vuoi, mia signora? E qui Kathleen fa una cosa bellissima perché dice: Non sono io la Lady di Grande Inverno, cioè non sono io il capo qua dentro. Perché visto che Lord Eddard non c'è, è andato via, adesso il Lord di Grande Inverno è mio figlio, quindi le decisioni le deve prendere lui. E questa cosa qui mi piace molto perché se noi paragoniamo le due mamme della serie, diciamo i due personaggi femminili che hanno dei figli nella serie centrali, sono Kathleen e Cersei. E vediamo come Kathleen non è per niente interessata, per esempio, al potere, alla corona. Infatti, appunto, lei qui fa tutto per il figlio, cioè dice: no, è lui il lord, è lui che deve prendere le decisioni. Rob pensa se te trovi, cioè, se tu sei lord di Grande Inverno, pensa a ste cose, datte una domanda, cioè fai alle tue domande, comunque cerca di darti anche delle risposte. Vedremo invece una Cersei molto più attaccata al potere. Cersei è ossessionata dalla corona, Cersei vuole essere la regina, quindi a lei che suo figlio Joffrey non capisca un cazzo della politica o che non si metta lì pure nei consigli distretti a sentire, in realtà low-key, molto così, però a lei fa piacere perché vuol dire che è lei, cioè lei nella sua posizione di reggente, lei ci sguazza, lei la ama la sua posizione da reggente. Quindi mi piace vedere questa differenza, visto che nella serie Cersei è diventata, non lo so, la mamma tigre di tutta la serie, che non ha assolutamente senso quando appunto il primo amore di Cersei è la corona, dove invece vediamo appunto che il primo amore di Kathleen sono i suoi figli. A questo punto, Rob, quindi quando la madre dice è lui il Lord di Grande Inverno, è come se, capito, cioè che si tira più dritto, no? Vuol dire sì, che bello, no? Che mia mamma ha detto questa cosa, quindi è contento e quindi se vuole fa vedere sul pezzo e dice ok, quindi mettete, come gli dice? Mettete un uomo dentro la stanza dove sta Bran, giorno e notte.
uno fuori, quindi uno dentro, uno fuori e due sulle scale, quindi in fondo alle scale. E nessuno può vedere Bran se non è un ordine mio o di mia madre. E Catelyn dice: per favore, fatelo adesso, fatelo subito. E poi Rob dice: il lupo può entrare, cioè il lupo deve stare con Bran. E Catelyn fa sì, dice subito sì, e poi lo fa ancora sì. Quindi è bello perché, appunto, come vi dicevo prima, Catelyn finalmente accetta il ruolo dei Metalupi nella vita dei suoi figli e ce lo fa capire anche a noi. A questo punto Mollen lascia la stanza, quindi siamo rimasti con Roderick, Theon, Rob, Catelyn e Mr. Luwin. Ok, e qui va avanti la conversazione. E ci viene detto: Lady Stark, Sir Roderick said, when the guardsmen had gone, did you chance to notice the dagger the killer used? The circumstances did not allow me to examine it closely, but I can vouch for its edge. Catelyn replied with a dry smile. Why do you ask? We found a knife still in the villain's grasp. It seemed to me that it was altogether too fine a weapon for such a man. So I look at it long and hard. The blade is Valyrian steel, the hilt dragonbone. A weapon like that has no business being in the hands of such as him. Someone gave it to him. Quindi ci dice che Roderick chiede a Lady Catelyn: mia signora, ma lei ha avuto occasione di vedere sto pugnale? E lei giustamente gli risponde: beh, sai, cuoro, io ero un po' occupata a tenerlo lontano dalla mia gola, quindi non è che proprio le circostanze mi hanno dato la possibilità di osservare la fattura di questo bellissimo pugnale, sarà, non lo so, però ti posso dire sicuramente che taglia una cifra, cioè proprio lo so per esperienza, perché lo chiedi, cuoro? E Sir Roderick gli dice: perché abbiamo trovato questo pugnale ancora nelle mani del morto, e dice che si vedeva subito che non era una daga, diciamo, che si confà a una persona di quel rango sociale, perché questo pugnale è fatto di Valyrian steel, quindi di acciaio di Valyria, che costa un botto. E non solo, ma la sua impugnatura è di osso di drago, quindi insomma, dove l'hai trovata? Infatti dice: qualcuno probabilmente gliel'ha data sta cosa. Catelyn nodded, thoughtful. Rob closed the door. He looked at her strangely, but did as she told him. What I'm about to tell you must not leave this room, she told them. I want your oaths on that. If even part of what I suspect is true, Ned and my girls have ridden into deadly danger, and a word in the wrong ears could mean their lives. Lord Eddard is a second father to me, said Theon Greyjoy. I do so swear. You have my oath, Mr. Luwin said. And mine, my lady, echoed Sir Roderick. She looked at her son, and you, Rob? He nodded his consent. Cioè, qui ci fa capire che non è il capello che ci dà l'indizio, ma c'è tutta la storia che è stata montata fino ad ora, che cade proprio a fagiolo questa cosa qui che è successa ora, proprio, cioè, una perla assolutamente. Praticamente che cosa succede? Che Catelyn dice: Rob, chiudimi la porta, perché quello che vi sto a pedì non deve uscire da sta stanza, perché se esce qualcosa, Ned e le ragazze sono praticamente in pericolo mortale e noi non possiamo permetterci che nessuno sappia che noi sospettiamo. Quindi datemi i vostri giuramenti, cioè giuratemi che non direte niente. E infatti Theon giura dicendo che per lui Ned è come un secondo padre, quindi farà qualsiasi cosa. Maestro Luwin e Sir Roderick giurano, e lei chiede anche a suo figlio, che annuisce, quindi ha giurato pure lui di non dire niente. My sister Lysa believes the Lannister murdered her husband, Lord Arryn, the Hand of the King, Catelyn told them. It comes to me that Jaime Lannister did not join the hunt the day Bran fell. He remained here in the castle. The room was deadly quiet. I do not think Bran fell from that tower, she said into the stillness. I think it was thrown. Quindi dice: perché loro sospettano desti Lannister? Ma per quella bellissima letterina che è arrivata in modo poco sospetto a Luwin quando si è ritrovato una. Perché questa cosa qui,
Per chi non ha visto il mio video, questo qui di Kathleen, ma io anche me l'ero scordato, raga, perché ve l'ho detto, io pure mi scordo le cose, quindi ve lo ripeto qui. Questa lettera di Liza non è arrivata tramite Corvo, ma è arrivata dentro una scatolina, un piccolo forziere, che Maestro Luin si è ritrovato dentro al suo studio e nessuno riesce a capire chi cazzo è stato. E io sospetto comunque che sia sempre stato questo tizio. Infatti, poi parlerò in un video dedicato su chi secondo me è il vero mandante dietro l'attentato a Bran, perché in realtà io l'ho riletto l'altro giorno. Non viene detto sì, è stato Joffrey, cioè non c'è niente che ci fa dire sì, è stato Joffrey, nel senso che sì, è inconfutabile che è stato Joffrey, anche Joffrey dice sì. Quindi noi sappiamo che è stato lui. No, è una congettura di Tyrion, con le cose che sa Tyrion, ma in realtà, se uno legge più attentamente, può notare che c'è dito corto che ancora va in giro con sto pugnale durante gli altri libri. Quindi, se fosse il pugnale di Joffrey, ve la butto intanto giusto così, se fosse il pugnale di Joffrey, te pare che Joffrey lo lascia a dito corto per come è fatto Joffrey? Quindi anche questa cosa qui è un po' strana, ma comunque ci farò un video dedicato con tutte le prove che sto trovando per portarvi del perché è una congettura di Tyrion e non è esattamente successo quello. Perché in realtà ci cioè, sarebbe anche proprio una ciliegina a fagiolo. Poco da George Martin, onestamente, che succede che diciamo un caso fortuito che si allinea perfettamente coi piani di Dito Corto. Ma appunto ve ne parlerò meglio in un altro video che scriverò, soltanto che appunto in queste settimane mi voglio concentrare più sui libri perché appunto li voglio leggerli il più velocemente possibile, così anche io da ripassarmi tutto tutto bene e poter creare dei contenuti più interessanti, più specifici e con meno errori possibile. Quindi in queste settimane vedremo più capitoli. Spero non vi dispiaccia. Quindi, sapendo che, visto che la lettera di Lysa è la principale cosa che fa sospettare gli Stark dei Lannister, quando Catelyn viene a sapere che Jaime non ha lasciato con la caccia, cioè andare a caccia con il re la mattina in cui Bran è caduto, ovviamente lei sospetta di Jaime, e siccome tutti sanno di quanto Bran è bravo ad arrampicarsi, lei non crede che Bran sia caduto, ma che sia stato spinto da Jaime. Probabilmente lei la cosa appunto che pensa che è la verità è che Bran ha sentito qualcosa che magari i Lannister si stavano dicendo tra di loro, e sentendo questa cosa probabilmente hanno cercato di ucciderlo. The shock was plain on their faces. My lady, that is a most rude suggestion, said Roderick Castle. Even the Kingslayer would flinch at the murder of an innocent child. Oh, would he? Theon Greyjoy asked. I wonder. There is no limit to Lannister pride or Lannister ambition, Catelyn said. The boy had always been sure-handed in the past, Maester Luin said thoughtfully. He knew every stone in Winterfell. Ok, quindi che cosa dice? Quindi, quando Catelyn dice, secondo me è stato Jaime, tutti quanti fanno, oh, what? E c'è Sir Roderick che dice, ma no, ma questa cosa qui c'è un'accusa troppo grossa, cioè non può essere. C'è anche il Kingslayer, cioè lo sterminatore di re, impallidirebbe davanti al pensiero di ammazzare un bambino. Al che c'è Theon, che raga io lo amo proprio, che fa, ah sì? Mi chiedo effettivamente quanto impallidirebbe a questo pensiero. Sì, lo vedo già pallido. Catelyn, infatti, che dice: non c'è limite all'orgoglio di un Lannister o all'ambizione di un Lannister, cosa importantissima per tutti i Lannister. E poi Maestro Luin dice: Bran conosce ogni pietra di Grande Inverno. Ed è vero, perché anche Bran lo diceva nel suo capitolo quando è caduto. Lui conosce tutta Grande Inverno, conosce tutti anche i muri di Grande Inverno, quindi è molto poco probabile che lui sarebbe caduto, cioè non sarebbe caduto mai. E Rob qua sbrocca perché dice: Oddio, fa gozzo. Rob swore: His young face dark with anger. If this is true, he will pay for it. He drew his sword and waved it in the air. I'll kill him myself. Sir Roderick brisked at him: Put there away. The Lannister a 100 leagues away. Never draw your sword unless you mean to use it. How many times must I tell you, foolish boy? Mi piace un sacco perché qui appunto vediamo
Rob e quella drive che lui ha che subito mi diventa passionale. Quindi dice: no, cazzo, se è vero, io lo ammazzo a questo. Quindi tira fuori sta spada e comincia a muoverla per aria. Dico: Rob, che cosa stai facendo? Stai calmo. E infatti mi piace un sacco anche come Roderick lo riprende perché gli dice: mettila via, cioè non tirare mai fuori la spada a meno che tu non la voglia usare. Ma quante volte te lo devo dire, incoglionito, proprio foolish boy, quindi è tipo rincoglionito. Mi piace un sacco perché appunto nella serie non vediamo mai questo tipo di atteggiamento verso magari i figli dei nobili, però in realtà anche questo fa parte dell'insegnamento che viene dato ai ragazzi. Anche alle ragazze, ma ai ragazzi appunto gli dici cazzo fai, metti via sto coso. E è bello anche magari il tipo di confidenza che esce, almeno appunto a Winterfell. Poi vedremo se anche nelle altre casate succede la stessa cosa, ma a Winterfell è così, cioè loro sono totalmente sempre a contatto con Ser Roderick, e Ser Roderick si può permettere di dire rincoglionito, metti via sta spada ma non mi ascolti mai, adoro tutto. Abashed Rob Scelte di Sword, sadly a child again. È bellissimo perché qui Rob si rende conto della cazzata che ha fatto, allora mette via la spada e Catelyn dice: sembra di nuovo un ragazzino, cioè prima che faceva tutto l'ometto, adesso invece ritorna ragazzino. Che è molto bella perché questa dicotomia tra, soprattutto da Rob, adesso lo vediamo, ma perché appunto è il più grande che si trova in una situazione molto molto particolare. Questo lui che sta praticamente in quell'età dove sei quasi adulto, ma sei ancora giovane, perché appunto cioè sei piccolo ancora. Mi fa ridere perché lui giustamente prova a imporsi come uomo vissuto, ma giustamente fa ancora errori da bambino. E quando si rende conto di questi errori qui, cioè si ritira dandoci insomma un po' quella vulnerabilità un po' da bambino, che ripeto, nella serie purtroppo si perde perché hanno scelto attori troppo grandi. Nonostante io li amo, perché lo dico sempre, a me i primi casting mi sono piaciuti praticamente tutti. Rob, io penso che Richard Madden, cioè, ci sta, ci sta. Finché gli hanno dato anche dei copioni abbastanza coerenti, stava facendo anche un ottimo lavoro, ma il problema è che sono troppo grandi e molti dei problemi che hanno Jon, Rob, Daenerys anche, sono dati anche dalla loro giovane età. E che tu mi fai troppo grandi questi personaggi mi snaturalizza, perché ovviamente Rob, che ha 16 anni, farebbe dei tipi di errori. Rob, che chiaramente non ha 16 anni, me ne fa altri. Perché è quello, cioè, mentre tipo in House of the Dragon noi vediamo, tipo, per dirvi, gli attori, per esempio l'attore che fa Aegon, l'attore che fa Aemond, che sono più grandi dell'età che il loro personaggio ha, però sono resi giovanili, cioè nel senso appunto non hanno la barba, nel caso di Aegon appunto è un po' più scapestrato, Aemond è molto più ligio, però pure, che ne so, i figli di Rhaenyra, Jacaerys e Lucaerys, si vede che hanno l'età, cioè che anche se sono leggermente più grandi rispetto alle loro controparti nel libro, però ci sta, cioè, infatti, per esempio, un Rob avrebbe dovuto avere l'età, per esempio, che ha il ragazzo che fa Jaehaerys adesso, che magari appunto è un po' più grande di Jaehaerys, però ci sta, perché comunque è un ragazzo giovane, cioè tu vedi un ragazzo giovane che comunque è giovanile, non che erano vecchi, ma chiaramente erano nei loro 20 anni. E tu, quando fai errori a 14 anni, è un conto, cioè anche il pensiero, il processo mentale che tu ci fai è un conto, rispetto a quando li fai a 24, a 23, fai anche un altro tipo di processo mentale. Quindi averli fatti troppo grandi toglie questa invece parte molto importante, per esempio per il personaggio di Rob, che diventa nella serie molto più autoritario, molto più on the pezzo, quando in realtà Rob è molto molto confuso, cioè un ragazzino che c'ha, come direbbe il trono, due boccini così, ma che purtroppo anche per l'età e il contesto che si è andato ad affrontare, cioè che lui è andato ad affrontare, si è trovato comunque svantaggiato, perché anche per attitudine Rob non è proprio un grandissimo lord dal punto di vista politico, anche dato dall'età, perché magari se avesse avuto più tempo magari si sarebbe pure, cioè, ce l'avrebbe anche fatta. Ma il posto dove lui si è trovato, il momento in cui lui si è trovato, non è andato a suo favore al carattere che lui ha.
E questo invece nella serie non viene fatto vedere. E mi dispiace molto perché Rob, questa dicotomia tra forza e vulnerabilità, è una delle parti che lo rendono un personaggio molto, molto carino e interessante. Andiamo avanti, abbiamo quasi finito. Catelyn said to Sir Roderick: I see my son is wearing steel now. The old master at arms said: I thought it was time. Rob was looking at her anxiously. Past time, she said. Winterfell may have need of all these swords soon, and they had best not to be made of wood. Theon Greyjoy put a hand on the hilt of his blade and said, My lady, if it comes to that, my house owns yours a great debt. Mr. Luwin pulled at his chain collar, where it chafed against his neck. All we have is conjecture. This is the queen's beloved brother, we mean to accuse. She will not take it kindly. We must have proof, or forever keep silent. Quindi, Catelyn appunto nota che Rob ora porta la spada, no? Allora dice a Roderick: Vedo che mio figlio adesso indossa una spada. E Roderick dice: Ho pensato che fosse il momento. Quindi, per dirvi, vedete com'è stratificato il potere comunque di un lord, che in realtà è molto simile a quello che succedeva anche nel nostro mondo. Una persona al comando non è mai da sola, da sola, da sola, c'è sempre qualcuno. Per età o per impicci non sei mai da solo. Ci sarebbero state molte meno guerre se fosse stato così. Infatti qui vediamo che Sir Roderick è una persona molto di rilievo all'interno di Grande Inverno. È il maestro di armi di Rob, il maestro di armi di tutti i ragazzi Stark, e come tale proprio diciamo che si occupa della figura di forza dei ragazzi Stark. Quindi appunto dice: nel momento in cui lui diventa Lord, io ho pensato che era giusto dimostrare forza in questo modo qui. Quindi è anche molto interessante questa gerarchia che c'è all'interno di Westeros, in questo caso di Grande Inverno. Al che Rob è bellissimo perché guarda la madre un po' ansia, perché dice: Come me la toglie? Mo sicuro me la toglie. E invece Catelyn dice: No, no, hai fatto bene, dice, era giusto il tempo, anche perché potremmo aver bisogno di spade molto presto ed è meglio che non siano fatte di legno. Al che c'è Theon che si fa avanti e dice: Se entriamo in guerra, mia signora, io le assicuro l'appoggio della nostra casata, cioè della mia casata, perché la mia casa ha un grande debito nei confronti degli Stark, quindi noi siamo dalla vostra parte. E c'è Maestro Luwin che dice: Però, cioè, andiamo con calma perché chi stiamo accusando è il fratello della regina, suo adorato fratello. E se noi non abbiamo delle prove proprio alla mano, è meglio che stiamo zitti. Cioè, questo dice: o abbiamo prove per cui noi possiamo dire senza alcun dubbio che è stato Jamie, o dobbiamo per sempre stare zitti su sta cosa, cioè non lo possiamo dire. Your proof is in the dagger, Sir Roderick said. A fine blade like that will not have gone unnoticed. There was only one place to find the truth of it, Catelyn realized. Someone must go to King's Landing. I'll go. Rob said. No, she told him. Your place is here. There must always be a Stark in Winterfell. She looked at Sir Roderick with his great white whiskers. As Mr. Luwin, in his grey robes, at young Greyjoy, lean and dark and impetuous. Who to send? Who would be believed? Then she knew. Catelyn struggled to push back the blankets. Her bandaged fingers are as stiff as unyielding a stone. She climbed out of bed. I must go myself. Bello perché qui appunto c'è Roderick che dice: Guarda, cioè, la prova è proprio nel dagger, perché chi altri si potrebbe permettere una lama di questa fattura e di questa, insomma, rinomanza? Solo una persona ricca, quindi ce l'abbiamo qui la prova. Però Catelyn qui si rende conto che l'unico modo in cui potevano effettivamente andare a cercare di capire che cosa stava succedendo e mandare qualcuno a King's Landing. Allora c'è Rob che fa subito: Vado io. Però Catelyn gli dice: No, non ci puoi andare tu. E qui dice la frase classica che sentiremo una cifra di volte dal punto di vista di Rob, nel senso dai capitoli di Rob, di Catelyn, soprattutto di Bran. Sentiremo sempre, e ora anche di Ned, mi pare. Sentiremo sempre: There must always be a Stark in Winterfell. Quindi ci deve sempre stare uno Stark a Winterfell. Ma infatti mi pare avevo letto una volta
Non so dove, raga, perché appunto io qua vi vado a memoria di anche 10 anni fa, quindi non vi so ridire. Non so se era tipo magari su Tumblr qualcuno che faceva congetture, che infatti era tipo come se Grande Inverno è un po' tipo la rupe del Re Leone, cioè come se quando c'è lo Stark a Winterfell, Winterfell sta bene. Se non c'è lo Stark a Winterfell, Winterfell sta male, cioè capite? Tipo una cosa così. E infatti mi piace un sacco questa connessione che hanno gli Stark con Grande Inverno. Sicuramente sarà una cosa che tornerà ora nel sesto libro, quando cominceranno a tornare tutti a casa, quindi una cosa che mi piace un sacco. Però appunto quando lei dice così a Rob e comincia a guardare tutte le persone che ci sono nella stanza, quindi dice chi ci mando? Ci mando Roderick. Ci mando Maestro Luwin, ci mando Theon, ma a chi crederebbero di più? E allora lei lì si rende conto che dice: Ok, ci devo andare io, quindi vado io. My lady, said Maester Luwin, is that wise? Surely the Lannister would greet your arrival with suspicion. What about Bran? Rob asked. The poor boy looked utterly confused now. You can't mean to leave him. I have done everything I can for Bran, she said, lying a wounded hand on his arm. His life is in the hands of the gods and Mr. Luwin. And you remind me yourself, Rob. I have other children to think of now. Quindi c'è Maestro Luwin che dice: Ma è saggio, mia signora, nel senso se i Lannister sanno che tu sei lì, ci avranno dei sospetti. E invece c'è poi Rob che si va avanti e dice: Poi, cioè, che ne sarà di Bran? Nel senso, ha bisogno di te, no? Come facciamo? E il bello è che appunto c'è Catelyn che nota come Rob la guarda confuso, no? Cioè, anche, infatti lo chiama anche poor boy, quindi per dirvi proprio questo senso di Rob piccolo, no? Cioè di Rob giovane che guarda la madre in modo confuso. E infatti dice: Cioè, non lo puoi lasciare, cioè, che succede? Non lo puoi fare. E lei gli risponde: Ho fatto tutto quello che potevo fare per Bran. Adesso la sua vita è nelle mani degli dèi e di Maestro Luwin. E poi, come mi hai detto anche tu, io ho anche altri figli a cui devo pensare. E a questo punto cercano di organizzarsi su chi andrà con Lady Catelyn. C'è Theon che dice che la Lady avrà bisogno di una guardia, insomma, di una persona che va con lei forte, no? Che la possa difendere. Allora c'è Rob che dice: Allora mandiamo al Mollen con un po' di guardsmen, no? Così ti proteggono. Però lei dice: No, Catelyn said, a large party attracts unwelcome attention. I would not have the Lannister know I'm coming. Sir Roderick protested, My lady, let me accompany you at least. The King's Road can be a perilous for a woman alone. I will not be taking the King's Road, Catelyn replied. She thought for a moment, then nodded her consent. Two riders can move as fast as one, and a good deal faster than a long column burdened by wagons and wheelhouses. I will welcome your company, Sir Roderick. We will follow the White Knife down the sea and hire a ship at the White Harbor. Strong horses and brisk winds should bring us to King's Landing well ahead of Ned and the Lannisters. And then, she thought, we shall see what we shall see. Quindi dice: No, dice, non posso andare con tutta sta gente perché non voglio che i Lannister sappiano che io vado giù a King's Landing. Allora c'è Sir Roderick che dice: Però. Fammi venire con te perché la strada del re non è un posto sicuro per una donna da sola. Anche Catelyn dice: Ma io non vado a prendere la strada del re. Dice perché sicuramente tutta qua gente che si sono portati da King's Landing più quella bellissima e sobria carrozza che si è portata Cersei farà rallentare tutto il gruppo del re tantissimo. E dice: E se io vado. Prendo un'altra strada e vado a White Harbor e prendo una barca, una nave, affitto una nave, insomma, sarò molto più veloce di loro. Quindi dice a Sir Roderick: Vieni con me, mi fa piacere se vieni. E se tutto va bene, noi riusciremo. Se abbiamo due cavalli molto veloci e forti e abbiamo un buon vento che ci assiste, saremo a King's Landing prima di Ned e dei Lannister. E poi pensa: E una volta che sono lì, vedremo quello che vedremo. È un capitolo molto bello questo, uno, ripeto, dei miei preferiti. Mi piace un sacco.
come si vede bene la psiche di Catelyn, perché appunto vediamo all'inizio del capitolo una donna distrutta che proprio non riesce a pensare lucidamente, che è focalizzata su suo figlio, ma focalizzata talmente tanto che si scorda anche gli altri di figli. Poi, come vi ho detto, amo tantissimo il personaggio di Rob e questa sua dicotomia tra forza e vulnerabilità, che purtroppo nella serie non si è vista. E la scena di quando parlano di quello che è successo a Bran, qui è molto più interessante, cioè non è un capello appunto, ma si parla proprio di indagine, di cosa io so in base a quello che mi sta circondando, cioè, anche perché Maggie va a prendere il capello, cioè, vabbè, comunque. Quindi mi piace molto e mi piace anche molto appunto come si stanno organizzando e è molto interessante anche come Catelyn arriva prima di Ned, cosa che effettivamente nella serie non ci hanno assolutamente detto, cioè noi non sappiamo come Catelyn è arrivata giù. Se è arrivata per cavallo, nessuno ha capito perché era lì prima di Ned. Ed è stata quella solo la prima di, non lo so, di miriadi di cose, di tempistiche buttate lì a caso, semplicemente perché nel libro veniva detto che Catelyn stava lì prima di Ned, allora noi la mettiamo prima di Ned, ma non ci preoccupiamo di tutto il viaggio che fa Catelyn, che in realtà vedremo ha altri capitoli sul viaggio in cui vengono dette anche cose molto molto importanti per tutta la situazione. Quindi io oggi anche ho finito di sproloquiare. Spero che questo capitolo vi sia piaciuto. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Mi piace sempre, lo sapete, chiacchierare insieme, vedere insomma quello anche che pensate voi, che mi arricchisce molto il mio pensiero. Ecco, appunto, come vi dicevo prima, ho provato a scrivere un perché odio, ma mi sono resa conto che alcune cose un po' mi sfuggivano. Quindi ho deciso che mi voglio focalizzare più di tutto sui libri in questo momento qui. Quindi nelle prossime settimane il mio goal sarebbe fare 3 video a settimana, perché riesco in realtà a editarli con questo nuovo programma un po' più velocemente. Quindi se riesco vorrei mettere 3 video a settimana. Anzi, se avete anche delle giornate preferite e orari, fatemi sapere sempre nei commenti, tre orari e 3 giornate, se no 2, se proprio non riesco rimarrà una settimana. Il problema appunto è che io lavoro anche e il mio lavoro non è YouTube, purtroppo al momento, ma infatti io sono qui insomma con un visto da giornalista, quindi devo anche dedicarmi al mio lavoro. Quindi spero che riuscirò a mantenere questa cadenza, perché appunto quando ho visto che mi mancavano 70 capitoli per finire il primo libro, ho detto mi sa che mi devo concentrare un sacco sui capitoli. E una volta che avrò letto i libri, allora poi lì magari ci possiamo spostare anche su teorie o su anche perché odio, perché appunto come vi dico sempre io non guardo altri video, soprattutto quelli sulle teorie, ne guardo molto pochi, ma perché mi piace fare uno studio proprio come se sto studiando un caso sui libri, quindi vi voglio portare proprio la mia idea priva di influenze esterne. Quando voglio fare, insomma, soprattutto i video sulle teorie, voglio che sia, insomma, farina del mio sacco per renderla, insomma, anche più personale. Magari, insomma, dare un taglio anche diverso, vedere che cosa noto. quindi io ora ho finito di sproloquiare, come al solito è stato un piacere. Vi aspetto la prossima settimana con una nuova puntata di A Game of Talks. Ciao!